Sarà io. Non so cosa dire. Papà stava così bene quando è uscito di casa stamattina. Era così contento. Perché dovrebbe essere successa una cosa del genere proprio a lui? È falso. Ti prego, Sandy, è soltanto una follia, ti scongiuro. Ma signorina, stando così sotto la pioggia, la febbre finirà col salire di nuovo. La prego, torni subito in casa. Anche perché non possiamo muoverci se la tempesta non si placa. Sandy, presto, portami subito al porto di Quebec, ti prego. Cosa dici? Ma Charlotte, adesso... È una follia, è pieno di una tempesta simile. Signor Garson, prepari il cavallo. Non voglio essere pessimista, ma la strada che costeggia il mare è franosa. È molto meglio che aspetti fino a domani. Io vado a cambiarmi. Signorina! No! Ah, ma se uscisse in questo momento rischierebbe anche lei. Sì, caro, però cerca di capire i suoi sentimenti. Ascoltami, Charlotte. Per evitare di cadere, cerca di stare il più furba possibile. Hai capito? Papà! Fermati! È troppo pericoloso, torniamo indietro! No, io proseguo! Non te lo permetterò mai! Proseguire sarebbe troppo rischioso! Spostati, Sandy! No, Charlotte! Sembra proprio che ti sia ripresa. E Sandy, come sta? Non devi preoccuparti. Si è soltanto slogato una caviglia. E a papà si è saputo che cosa è accaduto a lui? Purtroppo no. Mi dispiace, piccola mia. La strada che conduce al porto di Quebec è stata ricoperta da una frana. Che fate laggiù? Muovetevi, forza! Anche se ci impegniamo al massimo, non ci vorrà meno di una settimana. Così tanto? Sono davvero spiacente, ma c'è anche il ranch da mandare avanti. Non posso certo lasciare i miei uomini qui per troppo tempo. Allora vi aiuterò anch'io. Ragazzi, noi non saremo da meno, vero? Via! I bambini intralciano solo il lavoro, sparite! Ma papà, noi non... Charlotte, sgombrare la strada non farà certo tornare tuo padre. Sì, invece, perché lui è vivo. Sicuramente c'è stato un errore e quando la strada sarà di nuovo praticabile ne avremo la prova. Lui mi sta aspettando. Una barca. Ma certo, con quella potrei raggiungere...
Chiamiamola tutti insieme. Chiamiamo, chiamiamo. Che è su quella barca? Qualcosa non va, Sam. Sembra proprio il tuo papà. Il mio papà! Sì, in effetti gli assomiglia da lontano. Il mio papà! Ma sì, è sicuramente lui, Charlotte! Charlotte, sono venuto a prenderti, ero sicuro di trovarti qui. Che cos'è accaduto a mio papà? Ti prego, dimmelo, cavaliere! Mi hanno detto che non c'è più, ma è soltanto una bugia, non è vero? Oh, non può essere, allora! Io proprio non riesco a credere che questo sia lo stesso mare che si è preso tuo padre. Il mare? Guarda laggiù. Durante la tempesta si è incagliata fra gli scogli, poco prima di entrare nel porto di Quebec. Oh no, si è incagliata. Ehi, si fermi, non la raggiungerà di certo con quelle onde gigantesche. Non può farlo, è troppo rischioso. Devo andare da lei. Volete lasciarmi? No! Fermo, è una pazzia! Su quella nave c'è mia moglie, non posso certo restare qui a guardare. È la moglie che non vedo da più di 12 anni. Simone, sto venendo a salvarti. Io mi sono precipitato lì, ma il tuo papà... Fermi, vuole finire come lui, signor André! Oh. Povero papà. Non si vedevano da 12 anni. È così triste che ora non possano più farlo. E alla mia mamma, dimmi che cosa è accaduto. Io l'ho cercata, ma non sono riuscito a trovarla. Piacere. E purtroppo è ormai più di un giorno che non... No! Basta, ti prego, non aggiungere altro! Che bambola graziosa! Apparteneva di certo a una passeggera della nave. Significa che anche la sua padroncina adesso. Ecco il porto di Quebec. Che bello! Dallo splendore mi sembra quasi Spica. Spica? Sì, esatto, è il nome della stella che io amo tanto. Stella? Proprio così, nella costellazione della Vergine è quella più brillante. Dicono che Spica distingue dalla Terra 155 anni luce. Alla velocità della luce ci vorrebbero 155 anni per raggiungerla. Una distanza che fa paura. La luce più intensa è quella dell'ospedale. Sembra che tra i superstiti dell'incidente ci siano ancora delle persone che non sono state identificate. Aspetta, e se la mia mamma fosse proprio tra quei superstiti? C'è sicuramente, perché la luce dell'ospedale sembra quella di Spica, la stella che amo tanto. L'ospedale si trova sopra quella collina. Sbrighiamoci.
No, niente, davvero. Charlotte, sei tu, non è vero, Charlotte? Lei, signor Jean. Proprio al momento giusto. Io sono andato in ospedale perché avevo sentito di una donna che continuava a chiamare il nome Charlotte. Che cosa è il mio nome? Ma, veramente, ho pensato che potesse essere tua madre, e così... Sì, è la mia mamma! La luce dell'ospedale è proprio quella di Spica! Di qua, prego. Trova in questa stanza. Che ti succede, forza? Beh, è lei la tua mamma? Forse non lo è, signorina. Sai, infermiera, purtroppo questa bambina non è conseguita. Per vari motivi si sono separate subito dopo la sua nascita. Finalmente pensavano di potersi riunire in una famiglia e vivere felici per sempre. E invece a causa dell'incidente è andata così. Sì, credo di farlo. Mi sa dire quali sono le sue condizioni. Per il dottore il momento peggiore sarà questa sera. Salvatela, vi prego. Ad ogni costo, se lei non dovesse farcela, quella bambina rimarrebbe sola. Questa persona è la mia mamma. Sembra essere molto dolce. Tu riposi. Ti preparo il letto accanto a me. Non voglio. Ma se non dormi un po'. Io resterò così fino a domattina. Capisco. Stai tranquilla. Faremo tutto ciò che è in nostro potere perché tu non rimanga sola. Grazie infinite. Cosa c'è, signorina? Il cavaliere. No, quel ragazzo che è venuto insieme a me. Che cosa? Ora che ci penso è sparito senza che me ne accorgessi. Devo ripetertela ancora, la signorina Charlotte non c'è! È veramente un agnello molto fastidioso. Tu che cosa fai qui? Non dirmi che lo vuoi imitare, Cathy. Senti, mamma, davvero il papà di Charlotte non c'è più? Non c'è più! Quante volte intendi chiedermi la stessa cosa? Poverina Charlotte! Ma insomma, la vuoi smettere? Non è certo tuo padre essere morto, no? Vieni! Bella, occupati di Cathy! Sono impegnata, comunque non preoccuparti, ora si calmerà. Piuttosto, da adesso in poi si occuperà papà del ranch, vero? Ma che cosa stai dicendo, bella? Pensaci un momento, senza suo padre Charlotte non potrà certo prendersene cura da sola. Capisco bene che cosa vuoi dire, però è anche possibile che la signora si sia salvata. Come? Avevamo un'occasione, invece... Basta, bella, se qualcuno ci stesse ascoltando. Ma non desideri anche tu essere la moglie del proprietario di un ranch? Beh, sì, però tu... insomma... Ancora tu, bestiaccia, vattene! Come hai usato colpirmi impertinente?
presto bene. Ha superato la crisi. Ah, dottore! Charlotte! Charlotte! Oh no, mi sono addormentata senza accorgermene. La tua mamma si è svegliata. Mamma! È sua figlia, signora, la riconosce? Come si chiama la tua mamma? Simone, dottore. Lei è la signora Simone. La guardi bene, signora, la riconosce, è sua figlia. Sei la mia mamma, lo sai, vero? È sicura che questa non sia una sua parente? Oh. Signor John! Charlotte, con tutta probabilità, il ragazzo che ti ha accompagnata qui all'ospedale sapeva bene che quella donna non era la tua mamma. Allora, per quale motivo non me l'ha detto subito? Per lui sarebbe stato penoso, ironia della sorte, il tuo papà si è impegnato così tanto per costruire il ranch ed è andato in paradiso, e io che ho rifuggito la fatica sono qui. Ascolti, signor Gianni, io torno in paese. D'ora in poi farò di tutto per mandare avanti il ranch di papà. Spero di poter fare qualcosa anch'io. Non deve preoccuparsi, vedrà, ce la farò da sola. Charlotte! Ma che succede? Charlotte! Dov'eri? È da un po' che ti cerco. Chi è il bambino? Molto piacere, mi chiamo Sherlock. Sherlock, dici? Eh già, lui è l'altro Sherlock. Ascolta, la mamma vorrebbe vederti. Ti ringrazio tanto. Se tu non mi avessi stretto così forte la mano per tutta la notte, sono più che sicura di me. Che io non sarei mai riuscita a superare quella brutta crisi da sola. Quello che mi ha aiutata, quello che mi ha dato la forza, è stata la tua piccola mano. Sì, proprio la tua mano. Ce l'ha fatta soltanto perché pensava che fosse quella di Charlotte. È vero, ma in realtà ci sei stata tu accanto a me per tutto il tempo. Ah, giusto. Per ringraziare. È Spica. Sì, è Spica, la stella della costellazione della Vergine. Proprio così, questa è la mia stella preferita. È anche la mia. Grazie infinite. Sono io a dover ringraziare te, piccola Charlotte. No, anche se è stato per poco, sono io che la ringrazio. Per essere stata una persona che finalmente ho potuto chiamare mamma, signora. Addio. Sei solo al mondo, eh? Anche io sono come te, piccola. Spica ti dona molto, lo sai? Che ne dici se ti chiamassi proprio Spica? A te piacerebbe? È un bel nome, non è vero? Ehi! Ehi! Charlotte! Charlotte! Ti ringrazio per aver salvato la mia mamma. Grazie infinite. Non è necessario. Facciamo così. Quando si rimetterà, vieni a trovarmi al mio ranch, va bene, Char? L'infermiera ha detto che tu sei rimasta. No, non sono sola. Adesso c'è Spica insieme a me. Nel cuore di Charlotte, sprofondato nell'oscurità, ecco che si accende una piccola luce. Sembra Spica. Della costellazione della Vergine. Dopo aver saputo dal cavaliere che cos'è accaduto a suo padre, Charlotte torna al ranch di André
molto triste e sconsolata. Proteggerò da sola il ranch lasciatomi da papà. Questo decide la piccola. Ma la famiglia di Garso si insedia senza permesso nella sua casa. Il prossimo episodio di Sherlock sarà Il papà è sempre con me. Non perdetelo. La, 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 dear to me. Amen.